Mario Romerzi, una vera e propria grande gloria del pugilato italiano. Mario, maestro, campione, facevano male quei testi di Monzon, al Flaminio? Abbastanza, posso giurare che erano pesanti. Raccontaci. Al sacco, avevo quasi finito l'allenamento e mi vide il suo allenatore. Siccome io, diciamo, bossavo molto in linea, ero uno stilista e all'occorrenza anche brevilineo, e gli disse: può fare l'allenamento con Carlos? Allora venne da me Caporipetta e dice: guarda che ti fa molta esperienza fare allenamenti con Monzò. Va bene, il giorno appresso mi sono preparato bene, se non che all'ultima ripresa mi dete un destro, Ring sembrava un disco Che hai volante. visto? Che hai visto quando ti ha dato quel destro Monzon? Cioè, Niente. che sensazione hai provato? Vedevo tutto lo so, mi tremava. Allora, meno male che era finito il tempo e finita la ripresa. E il giorno dopo invece è toccato a lui. Nel senso che mi ero studiato qualche cosa. Io con un piccolo spostamento a destra, io ho messo il destro, io ho incrociato il destro e stavo andando per terra lui. Allora Sabatini, fermi che mi mani per aria 300 milioni. Mario, ma come mai alla fine non ci hai combattuto mai con Monzon? Non mi è stata mai, diciamo, offerta una cosa del genere, però passo indietro. Io Certo. mi ricordo che quando venne Tom Box qui, campione d'Europa, poi sono andato in Danimarca a combattere e l'organizzatore mi avevano offerto una cifra da per fare con Tom Box in Danimarca, a Copenaghen. Io accettai, poi non si è fatto più niente come al solito, vabbè, ma era molto, diciamo, ruvido quei caratteri, era un carattere schivo. Lui si doveva comandare lui a dire ciao o non ciao, capito? Doveva Ecco, partire da lui, sì. davanti hai una grandissima cintura. La storia di questa cintura, qual è? Ero stufato, mi ero messo a fare macellaio e basta. Poi vedevo che diventa campione d'Europa uno che l'avevo battuto, poi che diventano campione d'Italia, il mio manager, che era Viligiardi. E gli dissi: guarda che voglio ritornare a combattere. Dice: ma c'hai 28 anni, lascia stare, una cosa e l'altra. Ho detto: no, allora cambio manager. Dice: allora facciamo una cosa. Dice: quanto prendi a settimana? Te le do io, però tu te lascia perdere solo da lavorare, devi solo allenarti. Quanto pesa adesso? Bucia enorme. Gli dissi 76 kg, gli facevo Invece, 90, ma 92. E mi sono messo del buzzo buono, come si dice, mi sono messo a allenare mattina e sera. Dopo 36 giorni pesavo 72 kg e 300. pazzesco, incredibile, complimenti. Viligiardi mi telefona e ci incontriamo. Mi si vicino e faccio. Poi lui si gira stizzoso, fa. Mi guarda, tutto mi toccava. Dice: quando può combattere? Mi stavo 71 e 8, ero caduto. Addirittura è sceso. A come le da 96 kg? Insomma, campione, quando sei diventato quindi campione? Siamo conteso io e Benacquista a Milano e vinsi io, vinsi campionato italiano nel 76. Complimenti, maestro. È inutile dirlo, ma è stato il tuo grande avversario, amici, nemici, tante situazioni. Ecco, che ricordo hai del pugile Jacopucci? Ci sapeva fare quel pugilato e sapeva bossare bene, prendeva il tempo, cioè braccia lunghe, era alto. Era un bel peso medio, l'unico neo che era che non picchiava forte. Grazie di questa preziosa testimonianza, campione. Grazie di cuore. Prego, prego, grazie a lei.